I punti d'oro si possono dare in fronte a qualcuno? No, probabilmente. Faccio mia quella di somma. La sapete, l'ho detta già una volta, l'ho detta. Non mi ricordo che partita con la Sampdoria, che volevano per forza i 3 punti, intervistarono di somma alla fine della partita, il quale aveva purtroppo avuto un diverbio ovviamente sportivo con un giocatore della Sampdoria e gli aveva messo 3 punti in fronte. Allora disse: volevano i 3 punti, gli hanno dati 3, che cosa vogliono di più? E questa ovviamente è una battuta scherzosa, perché il momento merita probabilmente un discorso di questo tipo, nel senso un po' più spensierato, un po' più tranquillo. Certo, sono felice per come è andata la situazione per l'Avellino e per me, nel senso che siamo riusciti a dimostrare la nostra totale estraneità, sia dell'Avellino, sia mia, sia dei giocatori interessati, e mi riferisco ovviamente a quelli che avrebbero contribuito a fare questa combine con gli accusatori, diciamo, e con Millesi, che è l'unico che è rimasto impregnato, impegolato in questo discorso, insomma. Mi dispiace per Ciccio, perché Ciccio aveva sempre fatto molto bene ad Avellino, aveva giocato tanti anni con noi, era uno di noi, per cui non so se è vero quello che è successo, se è vero di cui lo accusano. Mi dispiace per lui, perché probabilmente si sarà trovato in una situazione particolare. È difficile dare giudizi sul comportamento delle persone. Mi dispiace perché con noi è sempre stato un capitano attento, ha sempre fatto il proprio dovere, ha sempre lavorato per il bene dell'Avellino, quindi sono dispiaciuto per lui. Come ho detto prima, sono abbastanza soddisfatto di come è andata per noi, perché siamo stati nel merito e quindi non abbiamo usufruito, come avevo detto più volte, di questa situazione rocambolesca creata da Chiacchio e portata da Chiacchio circa un eventuale annullamento del processo, perché è come se ci avessero assolti per decorrenza di termini. Non è così. Noi per fortuna siamo usciti da questa situazione in maniera tranquilla. Sono contento per Gigi, naturalmente, che è l'unico che è rimasto con noi. Oggi l'ho visto finalmente sorridere dopo tanto tempo. Quindi spero che lui possa essere un'arma in più per l'Avellino per le prossime partite e per il proseguo del campionato. Sono arrabbiato perché non abbiamo fatto nulla, quindi non mi aspettavo nulla sotto questo profilo. Quindi sembra paradossale: uno è contento da un lato e arrabbiato dall'altro. Sono arrabbiato e dispiaciuto, perché tutto sommato il nome dell'Avellino è apparentemente messo in prima pagina per dei punti di penalizzazione per un illecito sportivo. Quindi questa è la cosa che non mi fa piacere, certamente. E su questa situazione, nonostante i punti sono diventati solo 3 e potrebbero essere oggetto probabilmente di un'ulteriore riduzione, non ci fermeremo qui. Andremo avanti, nel senso che sicuramente proporremo ricorso. Adesso sono uscite le motivazioni, le abbiamo lette. Ho visto che anche lo stesso Izzo è stato praticamente condannato perché non avrebbe denunziato il fatto, ma non perché ha contribuito in prima persona. Sicuramente i 18 mesi di Izzo sicuramente saranno oggetti di ulteriore valutazione da parte degli avvocati e da parte della Corte per il prosieguo di questo processo, insomma, sicuramente. Poi inizierà il processo penale per chi ha fatto i 10 penali, ma questo è un altro discorso che non ci tocca. Questa è la situazione nostra. Oggi sono andato negli spogliatoi e ho detto quello che pensavo. Ho dovuto non tranquillizzare, i ragazzi erano contenti, perché rispetto ai 7 punti che si erano palesati, averne soltanto 3 sicuramente sono un numero di punti sufficiente per poter guardare con ottimismo per il futuro del nostro campionato. Sono andato negli spogliatoi e li ho ulteriormente caricati, oltre a quello che fa il mister tutti i giorni. Ho detto che adesso dobbiamo andarci a prendere i 3 punti che ci hanno rubati, perché ce li hanno letteralmente rubati. Noi non facciamo illeciti. Cioè, chi ha avuto i punti di penalizzazione per illeciti amministrativi, gli illeciti li ha fatti, e quindi è giusto che abbia punti. Noi non abbiamo fatto niente. Anche perché questa situazione di lo stesso Millesi è più che altro, secondo me, un tentativo di prendere soldi senza fare nulla. Quindi è un pur parler. Quindi non c'è stato nessuno dell'Avellino, secondo me, che ha fatto niente di illecito, per cui i 3 punti ce li andremo a giocare sicuramente in appello e speriamo che si fermi lì e di non andare addirittura
all'ultimo grado, al CONI, insomma. Sono abbastanza fiducioso. I 3 punti, noi andiamo a Pisa, ho detto ai ragazzi, voi dovete andare in campo mettendo oltre quello che avete, oltre qualità, le solite cose che avete sempre. Mettete anche il cuore verso una sentenza che ci lascia perplessi, compiacenti da un lato, ma dallo stesso tempo arrabbiati dall'altro, perché sono veramente punti che ce li siamo guadagnati sul campo, per cui vederseli togliere in un'unica soluzione non fa bene. Cioè scendere di 3 punti da 44 a 41, una cosa non mi piace. Allora dobbiamo andarci a prendere i 3 punti a Pisa e dobbiamo rimetterci ai 44 punti che avevamo ieri. Rispondo un momento prima al primo quesito, che era quello di, ricordamelo un po', che era quello? Sì, allora il discorso è questo, allora, il processo non sarebbe finito oggi, nel senso che ci avessero dato nulla, la Corte federale avrebbe, cioè la Procura avrebbe sicuramente fatto ricorso, quindi ce l'aspettavamo, non è questo il problema, e le altre società, come hai detto bene, già so di altre società che prima della sentenza si sono mosse per cercare di convincere i loro, fra virgolette, amici ad avere un pugno di ferro con l'Avellino. Ma questa è una scorrettezza proprio totale, non la voglio neanche commentare, perché si commenta da sola. Cioè sono persone che non meritano nulla quelli che hanno fatto questo. Io so anche i nomi, non li posso dire, ma so anche i nomi di chi ha fatto questo. Prima della sentenza, quindi dopo la sentenza avranno gioco facile a cercare di inserirsi. Ma che cosa si vogliono inserire? Forse non hanno letto gli atti. La Procura non ha nulla in mano. Non c'è un movimento di danaro. Non c'è un movimento di nulla. Le intercettazioni che hanno non dicono nulla. Hanno fatto indagini per anni, non per giorni o mesi. Non hanno nulla. Quindi di che cosa si vogliono appellare? Vogliono appellarsi al fatto che una società che non ha fatto nulla di illecito sia stata, fra virgolette, graziata da una corte che devo dire che è composta da giudici di primissimo livello, quindi grande applauso ai giudici che hanno poi guardato le carte, e credetemi, io sono stato lì in sede, voi eravate a Roma, conoscevano la situazione alla perfezione, conoscevano tutto, dettagli, memorie difensive, quello che ha detto la Procura, conoscevano la cosa nei minimi dettagli, quindi io sono fiducioso che oltre questo neanche un indovino potrebbe metterci una cosa in mezzo che possa aggravare la situazione dell'Avellino. L'Avellino fa ricorso perché merita probabilmente di avere un trattamento diverso. Poi ci sarà l'eccezione che verrà riproposta, perché se non lo sapete ve lo dico, tanto è un segreto di Pirro, quindi vi posso fare una comunicazione quasi ufficiale. Noi abbiamo fatto venerdì l'udienza in cui è stata presentata dall'avvocato Chiacchio e dagli altri avvocati la richiesta di annullamento del processo per la decorrenza dei termini e così via. E questa cosa è finita intorno alle 15.30, se mi ricordo bene, più o meno, non ricordo con esattezza, 15.30, 16. Alle ore 18, dopo 4 ore dello stesso giorno, hanno fatto una nuova sentenza che ha messo in discussione la prima sentenza del CONI, che per il tennis aveva detto che i termini erano improcrastinabili. Lo stesso giudice che ha partecipato a quello per il tennis, in un'altra giuria, chiamiamola così, ha detto il contrario per un altro sport, non so neanche qual era l'altro sport, la canoa. Cioè di che stiamo parlando? Questo che significa? Significa che ce l'hanno a morte con qualcuno, ma forse non tanto con noi, perché non è che la cosa gli fa piacere, qualcuno ci aveva dato spacciato probabilmente a ottobre, a novembre, e quindi vedere l'Avellino che è tornato un'altra volta in piena corsa per la salvezza e per altre cose più importanti, può darsi che non faccia piacere a tutti. Ma voglio dire, rendetevi conto di che cosa siamo, cioè siamo in una situazione paradossale, nella quale la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, o meglio ancora, un dito della mano destra si mette nel dito della mano sinistra e fa il contrario. Cioè, guardate, è veramente paradossale, credetemi, insomma, questo
aggiungo, ti rispondo. Fa venire la voglia di smettere, di dire sentitemi, vedete che c'è una cosa buona, il calcio fatevelo voi, perché è una cosa che non ci appartiene, insomma. Questo calcio, queste decisioni. Ma il discorso è questo, io non ti credere che io il giorno 3 che abbiamo assemblea per l'elezione del presidente della Lega di Serie B a Milano non faccia presente questo. Per questo dico, noi siamo sotto al cielo, per carità, qua nessuno di noi vuole gloriarsi. Noi arriveremo probabilmente alla fine di questo secondo iter, quello dell'appello, arriveremo a un punto tale in cui devono spostare o i play-out o i play-off probabilmente. Può darsi che non spostino niente, perché la velina sta in mezzo. Tranquillo, ma puta a caso che si verifica una delle due ipotesi, quella più rosea nostra e quella meno rosea, sono costretto a spostare i play-out e i play-off, cioè è la cosa di una gravità unica. Dirò in federazione, lasciamo stare il regolamento, lasciamo stare quello, la legge, quello che consente oggi, le norme attuali, noi dobbiamo fare razionalmente un discorso fra persone per bene. Allora, fino ad ottobre o fino a novembre gli illeciti vengono sanzionati entro dicembre e basta, e poi se ne parla l'altro campionato, quelli che vengono da gennaio in poi se ne parla nel campionato successivo, se no non si capisce niente, è un campionato totalmente drogato questo, è un campionato in cui non sai cosa devi fare, cioè ti rendessero conto. Prego. Aspetto a maggio, non c'è dubbio. Ma sono convinto di questo. Cioè, se l'appello non ci darà ragione e l'Avellino dovesse avere dei punti, trovatevi un altro presidente. Presidente, in questi mesi, forse passato più di un anno, si è mai sentito poi tradito dai calciatori che poi l'hanno messo in questa situazione spiacevole, prima di avere il quadro chiaro? Cioè, è brutto prendere contezza che chi ha avuto tanto dall'Avellino magari stava tramando contro la stessa società. Se si è sentito tradito da... Ma guarda, siamo sempre lì, cioè i giocatori sui quali potrebbe, per i quali potrebbe valere un discorso di questo tipo, non è che ce ne sono dell'Avellino, cioè se c'era solo Millesi probabilmente, che avrebbe, secondo i giudici, mai secondo me, avrebbe tentato di fare qualcosa, insomma. Tradito, tenete conto che Millesi è un giocatore che è stato voluto bene e osannato da Avellino da tutti, non solo da noi, dal pubblico. Da voi giornalisti, ogni volta che abbiamo cercato di dire che Millesi dell'ultimo anno andava probabilmente fatto riposare perché creava dei danni giocando, ma questo è un dato di fatto che non è che lo dico io, era un fatto lapalissiano. Quando Ciccio, purtroppo, che è stato un grande giocatore, aveva perso lo smalto dei tempi migliori e quindi non poteva giocare esterno alto perché non aveva più la gamba di farlo, non poteva giocare esterno basso perché non era il suo ruolo ed era arrangiato, e quindi ogni volta che il nostro mister Rastelli lo metteva in campo correvamo il rischio di avere 40-50 cross ogni volta dal suo lato. Ma io voglio dire, questo non è questione di essere tradito, perché Ciccio ha fatto sempre il suo lavoro perfettamente bene. Io sono convinto che non ha fatto nulla, quindi non sento di addossare colpe a nessuno. Ciccio Milese è stato un grande giocatore dell'Avellino, lo ringraziamo sempre per tutto quello che ha fatto e spero che lui possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, insomma. Quindi sicuramente non sono tradito sotto questo profilo, assolutamente. Va bene, grazie ragazzi. Grazie.